Allora, ciao a tutte e a tutti, benvenuti in questo primo episodio di Nutritionist Review, dove andremo ad analizzare con occhio critico, obiettivo e per quanto più possibile professionale l'alimentazione delle, come possiamo definirle, influencer, delle varie personalità online che decidono di condividere il modo in cui mangiano, la propria dieta, le proprie abitudini. Oggi andremo un pochettino a scaldare i motori con questo video perché, come vi avevo anticipato, in realtà mi piacerebbe occuparmi del panorama italiano perché appunto per tutto ciò che concerne oltreoceano ci sono già appunto dietiste, nutrizioniste oltreoceano che fanno già benissimo il loro lavoro, quindi perché non occuparsi delle eccellenze italiane visto che di materiale penso che ce ne sia veramente da vendere. Però partiamo da questo video introduttivo anche per capire un attimo la videocamera nuova, la posizione che dovrà sicuramente cambiare, un attimo mettere a posto un po' di cose, ma soprattutto per chiedere a voi di propormi da che video partire, da dove cominciare, chi vorreste che venga, diciamo, analizzato, quale alimentazione vorreste che venga analizzata. E mentre vi sto vedendo che state scrivendo tutti Carlita dolce, vi sto vedendo lì sotto, vi chiedo anche di specificare il video perché soprattutto per quanto riguarda quella personalità so che se entro in quel canale ho veramente paura di venirne risucchiata e di non riuscire più a uscirne viva, per quanti contenuti ci sono interessanti, però appunto aiutatemi a non perdermi, salvatemi. Vediamo un po', anche se comunque penso che prima di tutta quella questione farò un video più generale su tutto il discorso delle mukbang, delle food challenge, cosa ne penso, perché anche su quello appunto c'è tanto da dire, così mi tolgo quel dente e lo date per scontato tutto ciò che penso di tutte queste cose e andiamo avanti e mi dedico a cose, diciamo, un pochettino più specifiche. Quindi, bando alle ciance, cominciamo a parlare di questa simpatica ragazza Stephanie Buttermore e del suo All In. Sigla. Importante che penso vada fatta per parlare di questa fitness influencer è che la persona in questione non è per niente una sprovveduta. Stephanie sta conducendo un dottorato di ricerca, quindi è una ricercatrice nel campo della patologia, ha una buona conoscenza della scienza dell'alimentazione, in particolar modo dell'alimentazione, diciamo, legata al fitness, quindi diciamo che sa cosa sta facendo. E questo da un certo punto di vista è bene, ma da un altro punto di vista è male, nel senso che lei sa cosa sta facendo, ma quello che sta facendo lo sta proponendo a un pubblico influenzabile e che non ha le sue stesse competenze. E quindi andremo un attimo a vedere un po' meglio questa cosa. Ma andiamo con ordine. Chi è Stephanie? L'abbiamo appena visto. Cos'è questo All In? Stephanie è una fitness influencer, quindi cosa vuol dire? Ama l'attività fisica, ama il culturismo, quindi il costruire un corpo statuario attraverso l'attività fisica e anche un'alimentazione di un certo tipo che gli consenta di arrivare a una percentuale di grasso corporeo tale per cui i muscoli siano ben visibili, che ad un certo punto, come purtroppo accadrà a molte sue colleghe, si è resa conto che tutto ciò che stava facendo stava cominciando a dare degli effetti collaterali molto spiacevoli.
nella fattispecie una fame assolutamente incontenibile e insaziabile e diversi scompensi, disturbi di tipo ormonale. E per problemi ormonali intendo tutta la sfera appunto della sessualità riproduttiva, quindi tutti gli ormoni sessuali, ma anche gli ormoni tiroidei, perché anche questi possono essere influenzati negativamente da un'alimentazione, non dico sbilanciata, ma insufficiente, perché è di questo che si tratta. Tutti i sintomi che lamenta questa ragazza in realtà sono piuttosto comuni e diciamo piuttosto ovvi e scontati, e si può capire molto bene se si conosce un po' il meccanismo della leptina. La leptina è un ormone, diciamo molto, in maniera molto generale, che gestisce un po' i nostri livelli di fame e sazietà. La leptina è un ormone che dice: ok, sei sazio, basta mangiare, hai mangiato a sufficienza, vatti a fare una corsa, quando appunto i suoi livelli sono sufficientemente alti. Quando invece, attraverso un'alimentazione ipocalorica, il digiuno, insomma, quando c'è fame, la leptina scende, 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 e il segnale che arriva al cervello è: mangia, mangia, cercati del cibo, conserva l'energia, spalmati sul divano, non fare niente perché hai fame, non c'è abbastanza cibo, fermati. E quindi ecco che dopo una dieta dove appunto abbiamo in qualche modo abbassato i nostri livelli di leptina, ci troviamo con tanta fame, con questo impulso, proprio questa vocina nel cervello che ci dice mangia, 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 e che fondamentalmente ci fa passare la voglia di vivere. La conoscerete, insomma, magari non l'avete vissuta come lei, ma sicuramente qualcosa a che fare ce l'avrete avuto. Stephanie si è messa veramente nei casini, perché appunto lei è arrivata a una percentuale di grasso corporeo molto molto bassa. Generalmente ogni volta che si scende, per una donna scendere sotto il 20% di grasso corporeo è sempre un bel danno, perché è lì che cominciano a subentrare tutti quei meccanismi bellissimi, utilissimi, sensatissimi che abbiamo, per cui il corpo di una donna dice: ok, sei troppo magra, se rimani incinta probabilmente va a finire male per te, quindi è bene che appunto non ovuli, il ciclo si blocca, problemi ormonali. Quindi a un certo punto lei si è fatta due ragionamenti, ha detto: sai che c'è? Io adesso, per mettere a posto tutta questa bella situazione in cui mi sono andata a cacciare, ascolto il mio corpo, ascolto i miei segnali, il mio corpo, la mia mente mi dice mangia, mangia, io mangio, mangio tutto quello che voglio a sazietà, arrivo sempre a sazietà, mi metto a mangiare finché non sono sazia, non smetto, e vediamo cosa succede nel tempo. Ora, io non ho visto tutti i suoi video, ho capito appunto il suo discorso, ho capito cosa ci stava dietro, il ragionamento che c'era alla base. Ho visto che nel tempo ha preso peso, il che era assolutamente una cosa aspettata, voluta e cercata, e che lei ha preso, diciamo, con serenità, benissimo così. Penso semplicemente che il suo approccio sia sensato ma non necessario. O meglio, se Stephanie avesse preso un aereo, fosse venuta da me nel mio studio, possibilissimo, no? E questo, diciamo, possiamo estenderlo, possiamo dirlo in un altro modo: se una persona mi venisse nel mio studio con le stesse problematiche di Stephanie, io avrei un'altra soluzione e ve la vado a spiegare, perché sicuramente mi potrebbe tornare utile, visto che appunto è e sarà una situazione molto molto comune nei prossimi anni, vedendo insomma cosa gira su i social, cosa propongono i social. Io a Stephanie avrei consigliato di valutare il proprio fabbisogno calorico in maniera accurata, quindi non mettendo proprio peso e altezza su un calcolatore, come magari avrete provato a fare voi, però visto che appunto ha le conoscenze, le possibilità,
probabilmente anche i soldi per fare degli esami un pochettino più accurati, le avrei fatto fare proprio una bella calorimetria, avrei cercato di capire bene il suo metabolismo basale, cioè il suo metabolismo a riposo, avrei valutato le sue abitudini, il suo stile di vita, il suo livello di attività fisica, cosa voleva andare a fare, con degli aggiustamenti, perché chiaramente lei ha avuto anche grossi problemi col cortisolo, l'ormone dello stress, quindi non poteva più permettersi di continuare a fare tutta quell'attività fisica che le stava provocando così tanto stress, e anche questo è perfettamente normale. Quindi avrei semplicemente stimato il suo fabbisogno calorico, le calorie di cui lei aveva bisogno per essere al 100%, per ricoprire al 100% i suoi fabbisogni. Un pochettino di surplus per stare tranquilli, e chiaramente, siccome purtroppo il nostro corpo con la matematica non è che ci vada molto d'accordo, o meglio, si possono fare delle stime, ma poi il corpo fa sempre i cacchi suoi, l'avrei insomma, diciamo, seguita in modo ravvicinato per vedere che effettivamente quel fabbisogno, quelle calorie assegnategli la portassero a mantenere o comunque progressivamente in maniera controllata, regolare, riprendesse peso con calma, piano. E poi sarei intervenuta dal momento in cui il peso si fosse assestato, altro surplus, un pochettino di calorie in più, perché quello che avrei voluto fare con lei, quello che vorremmo fare con una situazione di questo tipo, è portare gradualmente il metabolismo, che sicuramente sarà stato piuttosto basso, si sarà abbassato, a dei livelli, diciamo, ottimali. E così a piccoli step si risana un metabolismo, poi chiaramente questo è tutto molto bello, c'è una scienza su questo, non sempre i corpi rispondono al 100% bene con questa cosa, però nella maggior parte dei casi si procede così e funziona bene. Ora, i più esperti di voi, quelli che un pochettino sono del settore, avranno già, diciamo, individuato l'approccio che si chiama reverse dieting. Io sono una grande stimatrice di BioLane e la sua consorte, li seguo molto, ho letto i loro libri, li considero veramente delle eminenze nel loro settore, che è la nutrizione applicata al bodybuilding. Sono in contrasto per tantissime altre ragioni su molti loro ragionamenti, ma non è questo il video per parlare di questo. Mi sembra aver capito che lei, Stephanie, in uno dei suoi video abbia detto il perché non ha preferito, lei conosce la reverse diet e ha detto il perché non ha voluto praticare quella strada. Ve lo dico solo perché magari appunto voi mi scriverete nei commenti: eh no, ma lei ha già valutato quella cosa. E ok, non entro troppo nel merito delle sue obiezioni, lei ha deciso di intraprendere un'altra strada, le sta effettivamente dando dei benefici, ma ci sono un paio di problemini. La cosa che più di tutte mi preoccupa è il fatto che, ok, tu sei Stephanie, sei una donna, sei sicura di te, ci hai pensato bene, hai deciso di intraprendere questo percorso, probabilmente riuscirai a non guardarti indietro e a affrontare tutte le challenge, gli struggle di cui si riempirà il tuo percorso, perché io non posso assolutamente credere, non ci credo, non mi freghi, che una persona che per tutta la sua vita è stata così tanto attenta alla propria fisicità, da riuscire ad arrivare poi a quella percentuale di grasso corporeo, da riuscire ad arrivare a quella condizione per cui ci vuole una disciplina, un drive, mi viene il termine italiano, una motivazione così forte, non posso credere che tu non arrivi ogni tanto la sera ad avere una grossa malinconia a pensare e dire: che cacchio ho fatto? Cosa sto facendo? Io voglio ritornare
così, non me ne frega niente dei miei ormoni, non me ne frega niente. Piantiamola qua, ricominciamo a fare dieta, perché è questo il problema. Ora, ripeto, io da come la vedo, per com'è, appunto, per la premessa iniziale, che non è assolutamente una sprovveduta, credo che lei continuerà sulla sua strada, anche perché lei, e lei, ripeto, lei, è diventata famosa grazie a questo, quindi diciamo che se molla tutto, se fa finire tutta una bolla di sapone, ci va a perdere tanto anche economicamente, perché io non conoscevo Stephanie Buttermore prima dell'All-In e penso che sia diventata famosa, un'influencer famosa, soprattutto grazie a questo, quindi ci campa. Lei, però, lei è motivata, lei ci campa, lei è una donna, lei è una patologa, lei non è una sprovveduta. Dobbiamo sempre pensare a chi c'è dietro con la telecamera. Perché io sto già vedendo tutti i video collegati alla sua situazione, quindi anch'io provo a fare l'olin, anch'io vivo una giornata come Stephanie Buttermore. Queste ragazzine però, queste ragazze, queste donne, di queste qui, io non sono così sicura che magari appunto ad un certo punto dicono: oh cacchio, sì, anch'io sto soffrendo di tutte ste robe qua, anch'io ho problemi col ciclo, anch'io ho freddo, anch'io ho un sacco di fame, anch'io ho gli ormoni tiroidei che si stanno abbassando, allora faccio così. Però se non sei veramente cominci. Il primo giorno dici: che figata, mangio tutto, ah sì, che bello. Terzo giorno sei ancora lì, ah che bello. Quarto giorno ti infili i jeans. E allora non è più bello. Non è più bello. Quinto giorno ti guardi allo specchio e ci sono i buchetti della cellulite. No bueno, no bello. E se non sei veramente motivata, e se non sei veramente, come ho appena detto, rischi di peggiorare la situazione, perché appunto il fare da all-in a Dio, mi devo subito rimettere a dieta, basta, questa roba non sta funzionando per me, non va bene, no, potrebbe essere veramente molto, 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 molto pericoloso. Molto pericoloso. Perché appunto rinneschi, no? Inneschi quel meccanismo, una sorta di appunto buffata, di nuovo restrizione, lo sapete, non addentriamoci in quel territorio. Secondo problema dell'approccio di Stephanie è che, ok, vuoi fare l'all-in, vuoi nutrire il tuo corpo al 100%, vuoi saziarti al 100%, non c'è nessun beneficio, non c'è niente che ti possa, diciamo, scagionare da consumare junk food. Quella è la tua scelta personale che avrà delle conseguenze e non potrà in nessun modo avere delle conseguenze positive. Perché ora voi penserete: sì, ma lei deve soddisfare le sue voglie che ha sedato per tanto tempo, deve rimettersi anche in una condizione mentale per cui deve, diciamo, riappropriarsi di un rapporto spensierato col cibo, ok, ma il rapporto spensierato col cibo non si ottiene attraverso il junk food, mi dispiace dirvelo. Il junk food purtroppo ci sta che ogni tanto ve lo concedete, ci sta che esista nel mondo, però sempre, è sempre un'arma a doppio taglio, perché il junk food, più te lo concedi, più ne vuoi. Che tu abbia un buon rapporto col cibo, che tu non ce l'abbia. Più mangi junk food, più tu vuoi mangiare junk food. Ora, anche qui, lei probabilmente per un buon 80% delle volte ha un'alimentazione corretta, sana e bilanciata. Benissimo, porridge, verdura in quantità, sono porzioni molto abbondanti. Però tutti questi video esistono,
queste abbuffate esistono e questa pancia, io la conosco molto bene, questa è la pancia di una che si è appena abbuffata, seriamente, molto seriamente, quindi non mi inganni, Stefani, non mi inganni, mi dispiace, ti stai abbuffando, ti stai abusando di junk food, non andrà bene questa cosa, farai molta fatica poi diciamo a ritornare nei ranghi, potresti veramente, è un attimo che scapussi dall'altra parte e non riesci più, capito, no? Perché io non penso che tu adesso voglia diventare una persona in sovrappeso per il resto della tua vita, obesa per il resto della tua vita, o comunque una persona che ha un rapporto distorto col cibo dall'altra parte. E quindi per me la cosa che avrebbe avuto senso fare è dire ok, nutro il mio corpo, mi concentro nel soddisfare pienamente il fabbisogno calorico del mio corpo, eventualmente anche di più, perché in questo momento non ci voglio neanche pensare alle calorie, quindi non faccio, non seguo l'approccio controllato, graduale del reverse dieting, però appunto con cibo sano, evito il junk food, perché appunto se tu hai compromesso i tuoi meccanismi della leptina, nulla meno del junk food ti può aiutare, perché leptina e insulina non vanno molto d'accordo per niente, si diciamo incasinano a vicenda, quindi quello è un errore. Ora, io non voglio fare un video troppo lungo, penso di aver chiarito i punti focali, penso di aver messo sufficientemente carne al fuoco, che ci sta molto bene, diciamo in questo contesto come termine. Vorrei solo un attimo riassumere i punti salienti. Il suo approccio è corretto? È giusto? È sensato? Sì, per lei, che lo sta gestendo nella sua maniera e sembra che ne stia traendo giovamento. È necessario? No. Lo consiglierei? Assolutamente no, perché appunto è come una bestia sguinzagliata, molto difficile da gestire, ed è veramente un attimo perdere totalmente il controllo e non riuscire più a ritornare, diciamo, dalla parte giusta, cioè prima c'era un eccesso da una parte, dopo c'era l'eccesso da un altro, dall'altra parte, quindi non va bene comunque. Lei pensa di arrivare un giorno al set point del suo corpo, sia per quanto riguarda il peso, che si dovrà stabilizzare su un certo numero. Io sono abbastanza sicura che poi vorrà di nuovo tornare indietro, probabilmente in una maniera più salutare, probabilmente si gestirà in maniera tale da non avere di nuovo questi problemi, però ecco, mettendo il junk food nell'equazione potrebbe risultare molto molto difficoltoso, soprattutto per il discorso del set point della leptina, perché sappiamo che con alti livelli di insulina si crea un po' questo fenomeno, un po' come la resistenza all'insulina, esiste anche la resistenza alla leptina, quindi magari lei ricomincerà a produrre leptina a sufficienza, arriverà ad avere livelli di leptina sufficienti, ma comunque le sue cellule non sapranno più bene riconoscerla e quindi si trascinerà questo problema della fame mentale insaziabile che si traduce in binge eating. Niente di più, niente di meno. La reverse diet è la soluzione migliore in questi casi, non c'è molto di diverso che si possa fare, è lunghissima, è difficilissima, anche lì ci vuole tantissimo autocontrollo, ci vuole minuziosità, ci vogliono due palle così, e io guardo i video di Holly Braxter, l'avrò detto male, sicuramente che è la compagna di Violin, forse solo la sua compagna ce la può fare, perché ce l'ha lì che la controlla, però ci sarebbe ancora tanto da dire, probabilmente molti di voi non conoscono la reverse diet, ma in questo momento vorrebbero capirne un po' di più, quindi io vi rimando al canale di Violin, a quello di sua moglie,
Vi lascio tutte le informazioni qui nel box. Bio Lane ha scritto un bellissimo libro, si chiama Fat Loss Forever. È bellissimo, è veramente bellissimo. È in inglese. Se non avete problemi a leggere l'inglese un pochettino tecnico, ma neanche più di tanto, assolutamente prendetelo perché se vi interessano questi argomenti vi piacerà tantissimo. Ora io basta. Vi saluto, vi prego, siate spietati su questo format, questa inquadratura, questa videocamera, questo audio, vabbè, il fatto che sia nel posto più orribile di casa mia già lo so, ma è l'unico punto in cui non c'è un macello. Voi non avete idea del macello che c'è in questo momento in casa mia. Ah, e mi raccomando, giù con le proposte per eleggere la prima personalità che passerà sotto il mio giudizio. Penso che sicuramente non ci dormirà la notte, per quanto sia importante il mio giudizio, ma così, insomma, avete capito. Come al solito, un bacione e noi ci vediamo molto presto.